e torneremo presto ad abbracciarci ancora. Mano, mano, ora più di prima, guardami negli occhi, vedo il tuo sorriso sotto questa maschera chic e colorata, che non può fermare la nostra risata. Benvenuti carissimi amici, bentornati a Prossima Fermata Liscio. Lo so che siete tantissimi, ho appena messo giù con dei ragazzi di Brescia che mi fanno i complimenti per la trasmissione, ma come tutti voi del resto, perché è proprio un modo per stare insieme in allegria divertendoci. Anzi, ho degli amici che mi chiamano di continuo chiedendomi perché non vado in onda più spesso, perché Prossima Fermata Liscio è davvero un momento per stare bene insieme, un momento di divertimento collettivo. Allora ricordo a tutti voi che se volete seguirci e sapere i nostri orari di trasmissione non dovete fare altro che andare sul nostro sito ufficiale www.passesoni.it. Appena si apre la pagina, sotto il rettangolo dove è contenuta la puntata che va in onda quella settimana, trovate la cartina dell'Italia. Quindi in base alla vostra regione sapete qual è l'emittente che trasmette Prossima Fermata Liscio, i giorni e gli orari, compresi le repliche. Abbiamo la fortuna di avere delle regioni che amano talmente la musica e il ballo come noi, che ci trasmettono tutti i giorni e più volte al giorno, vero carissima Giovanna di Via Beverara, grande amica. Allora, proseguiamo con i saluti prima di partire col nostro primo video. Devo assolutamente salutare chi è sempre davanti allo schermo, che ci segue con tanto affetto, Alba della Ferriera di Torgiano, un grande abbraccio a te, ai tuoi figli e anche a tua sorella Rossella. E poi salutiamo la nostra Lidia di Piacenza, che è sempre con noi davanti alla televisione in attesa che parta la nostra puntata. Un caro saluto anche a Carmine, e qui siamo a Piacenza, poi andiamo a Stradella da Lisa, un saluto affettuoso anche a te e a Franco, poi torniamo in Romagna per il nostro gruppo di ballerini che non manca mai ogni puntata, e quindi partiamo da Marco Manare di Navasile, un abbraccio a voi e ovviamente anche a Filippo che ci segue con interesse. E poi salutiamo il sorriso del ballo, la nostra Mirellina, Mirella Corticelli e Ivan Polgrossi, suo marito, e poi salutiamo con tanta simpatia anche Giovanna e Domenico che ci mandano sempre tanti bellissimi messaggini, anche loro tanto amanti del ballo e della musica. Un caro saluto va anche alla nostra Cherie di Lido di Classe, la nostra Antonia e il suo dolce amore Diego, e in ultimo, non meno importante, dobbiamo assolutamente salutare anche la nostra Laura Tamborra e la tutta la sua meravigliosa famiglia, e mi collego dalla Romagna, volo a Milano e saluto la sorella Antonia e il marito Fabio. Così abbiamo salutato tutto il gruppo degli amici che ci seguono in ogni puntata, che non mancano mai. E poi la cosa che mi piace è che subito finita la puntata mi arrivano i messaggini con i loro commenti. Direi di partire subito allora col nostro primo video, fra pochissimo. Se volessi prendere l'estate per le mani, tu poi mi saliresti accanto e controvento andare, oltrepassare anche il segreto di chi sogna nell'incertezza relativa del domani. E se davvero tu mi credi, lasciati un po' andare. Tieni il tempo con le mani, balla fino all'alba. Tieni il ritmo della notte, lunghe son le vie di questo amore. Io, per dire noi nell'anima di un corpo solo. Se vuoi, per te potrei cambiare l'ordine del tempo. Oltrepassare anche quell'impossibile, linea sottile che non puoi vedere mai. Sentire che mi credi ancora e poi ti lasci andare. Tieni il tempo con le mani.
per questo amore. Come mi hanno ricordato gli amici che mi hanno appena scritto, devo anche segnalarvi il nostro canale YouTube. Non dovete fare altro che fare clic sulla parola iscriviti e ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video vi arriverà un messaggino, per cui sarete sempre aggiornati su ciò che succede in casa di Prossima Fermata Liscio. Ma non solo, seguirete anche il nostro programma di country dedicato al mondo country, che so che molti di voi seguono con tanta simpatia, e anche il nostro canale che sta nascendo in questi giorni, Crea con Fantasia, dedicato ai più piccini, visto che molti di voi nonni mi hanno chiesto di fare qualche cosa anche per i nipoti. Ma non vi dico nulla di più, mano a mano vi aggiornerò in merito. Quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube per seguirci in attesa di una puntata e l'altra di Prossima Fermata Liscio. Devo salutare però anche altri amici che mi hanno scritto, e andiamo a Frosinone, salutiamo la nostra amica Loredana, un abbraccio grandissimo va a Stefania di Pomezia, grande ballerina sempre con noi, salutiamo Mirko Mastronardi da Segni, il papà Mario, le sorelle Erika e Serena, ovviamente tutta la famiglia, le nonne, i nonni, gli zii. Grazie Mirko dei tuoi messaggini settimanali, e siamo giunti al momento di festeggiare gli amici che ci seguono da casa. Tanti sono i compleanni, partiamo col fare tantissimi auguri alla nostra carissima amica Franca Monetti di San Pietro in Stra. Passa un compleanno strepitoso insieme a tutti i tuoi cari, un abbraccio fortissimo, tanti saluti anche a tua sorella Gabriella. E poi andiamo da un nuovo amico, da Como, Gianfranco, tanti cari auguri anche a te per un compleanno strepitoso, e tanti auguri anche alla tua mamma, perché so che li compie qualche giorno dopo, quindi che sia davvero una settimana di grandi festeggiamenti per tutti voi. Ed ora vi lascio ad un altro bellissimo videoclip, ma vi aspetto subito dopo perché gli amici sono ancora tantissimi. Il nonno a capo tavola, la nonna accanto a lui, i genitori, i figli numerosi più che mai, intorno a quella tavola racconta, era felice la famiglia di una volta, purtroppo era impossibile cambiare la realtà, allora nel letto freddo si sognava volontà, e dal mattino con la voce di chi spera si recitava insieme la preghiera. Quasi ogni giorno la famiglia di una volta s'accontentava di fagioli e di polenta, con pochi soldi e troppe bocche da sfamare, ai desideri era costretta a rinunciare. A poco il benessere è venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà. Un paio di scarpe rotte si portava a riparare, ed il vestito vecchio si doveva rammendare, così passava poi l'abbigliamento dai grandi ai piccoli con qualche accorgimento. Il giorno senza svaghi era lungo da finire, soltanto i benestanti si potevano divertir, non c'era inquinamento in tutta la natura, ma non s'andava in villeggiatura. Quasi ogni giorno la famiglia di una volta s'accontentava di fagioli e di polenta, con pochi soldi e troppe bocche da sfamare, ai desideri era costretta a rinunciare. A poco il benessere è venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà. La famiglia di una volta del grande maestro Castellina Basi. Allora, Pirocchi tu, Pirocchi tu.
disabili, eh. Come ero giovane, A poco il benessere venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà, il grande esempio dell'amore in povertà. Signori Patrizia Ciccarelli, grazie. Proseguiamo col salutare però gli amici che seguono con tanto affetto la storia di Romagna. Un abbraccio grandissimo a Isa e Sergio di Faenza, che sono sempre con noi. Un saluto alla nostra dolcissima Maria Pia, il marito felice di Marina Romea. E poi colgo l'occasione per salutare la nostra Luciana Soncini e il marito Giuseppe, qui siamo a Reggiolo, Reggio Emilia, ovviamente Ilenia e tutta la grande famiglia, nonché i quattro fantastici nipoti, tre maschietti e finalmente Matilde, la nuova arrivata. Sono tanto contenta per voi. E poi saluto ovviamente con tanto affetto anche Cesare Semprini e Margherita Rossi, qui siamo a Sant'Arcangelo di Romagna. Un caro saluto anche al figlio Andrea, simpaticissimo, e alla sorella Angela, più le rispettive famiglie. Bene, direi che ci gustiamo questo bellissimo videoclip. A fra pochissimo. Thank you.
Ed ora è il momento di ballare Enza. Sorrido perché mi arrivano davvero tantissimi messaggini da parte vostra perché vi piace in modo particolare e di questo ne sono davvero fiera. Allora, continuo con i saluti, assolutamente. Devo salutare. Allora, Lionello e Rosalba da Spoleto, so che siete sempre con noi con tanto affetto, grazie. E poi vado a Mordano, Bologna, saluto Wanda e Nerio, grazie anche voi che ci seguite con tanto affetto, è bellissimo sapere che ci sentiamo settimanalmente. Un caldo abbraccio va anche alla nostra Anita di Riccione, alla figlia Tiziana e al marito Roberto e un saluto alla gattina Mia. E poi salutiamo dal Centro Sociale Le Rose, non può mancare il saluto doverosissimo a Idio, Aliero, Aldo e Merissa, i miei grandi cuochi Teresa e Carmine, bravissimi davvero. Una grande ballerina Natale, altre due grandissime ballerine Valentina Iacomucci e Antonia Reina, nonché Adriana e Alberto. Spero di non aver dimenticato nessuno per quanto riguarda il Centro Sociale Le Rose. Poi vado avanti e saluto da Monte Cassiano, Farina, Giulio. Un caro saluto anche a Fermo da Enrico, grande DJ che ha trovato la nostra trasmissione facendo zapping e mi ha fatto tantissimi complimenti perché è una trasmissione davvero piena di grande energia. Saluto Luciano da Fontanile, Asti, sempre da Fontanile. Salutiamo invece Ilario che saluta tutti voi che ci seguite con tanto affetto. Infine andiamo a Subiaco, Roma e salutiamo Massimo. Bene, è il momento di Enza, so che lo aspettate con tanta simpatia perché ormai lo ballate tutti e come vedete dal video lo ballano non soltanto in Italia ma anche all'estero, grazie agli amici che ci hanno mandato i loro video, addirittura dal Messico. Beh, balliamocelo insieme, a fra poco. Carissimi amici, continua la nostra promozione perché abbiate a casa vostra la nostra bellissima musica. 4 CD a soli 39 euro, compreso spese di spedizione. Non dovete fare altro che chiamarci, darci il vostro nominativo e quando arriverà il postino che suonerà alla vostra porta, non dovete fare altro che ritirare il pacco e consegnare 39 euro in contanti. Se poi preferite scegliere un'altra forma di pagamento come Satispay o PayPal, all'interno del pacco troverete in regalo anche una delle nostre bellissime mascherine di prossima fermata liscio. Ma abbiamo pensato anche a un'altra promozione per chi fa attività fuori casa. Due bellissimi CD più la nostra bellissima t-shirt di Hands. Potete scegliere il colore, le taglie vanno dai bambini fino agli adulti e avete due opportunità, o 100% cotone o il tessuto tecnico che sto indossando in questo momento io. Il tutto sempre a 39 euro, compreso spese di spedizione. Ma le sorprese non sono finite qui, abbiamo ideato anche un terzo pack con sempre due splendidi CD più questo comodissimo scaldacollo 100% cotone, potete sceglierne il colore, oppure al posto dello scaldacollo sempre due CD più questa comodissima pochette 100% cotone, nella quale riporre tutti i piccoli oggetti che di solito abbiamo per mano e non sappiamo mai dove mettere. Il tutto a soli 36 euro, compreso spese di spedizione. Non aggiungo altro, aspetto le vostre telefonate perché abbiate a casa vostra i nostri bellissimi CD più l'arcobaleno di Hans. Vi aspetto. Hands, no we can. Mano, mano, dammi la tua mano, no che non possiamo, ma è solo un caso strano, vedrai che.
guardami negli occhi, vedo il tuo sorriso sotto questa maschera chic e colorata che non può fermare la nostra risata. Mano, mano, ora più di prima, guardami negli occhi, vedo il tuo sorriso sotto questa maschera chic e colorata che non può fermare la nostra risata. Allora, io colgo l'occasione per salutare la nostra giudice Senatico, che saluta Rita da Breno della Val Camonica, altra amica che è sempre con noi. Ovviamente un caro saluto, Rita, anche ai tuoi dolci nipotini. E poi continuiamo con i saluti. Voglio assolutamente salutare Zabot Renato e Concetta Pittiglio, qui siamo a Cassino, Frosinone. Poi saluto Podda Salvatore, qui siamo a Budoni, Sassari. Pensate che meraviglia, ci seguono anche dalle isole grazie appunto a internet. Salutiamo Rannicchio Massimiliano da Vasciano di Todi, Perugia, Persico Giancarlo da Bagnolo Piemonte di Cuneo, Binacci Giuseppe da Perugia, Babusci Maddalena da Balsorano a Aquila, Paolucci Angelo da Castelliri e da Perugia Binacci Giuseppe. Non possono mancare i nostri saluti anche a Pito e Lella, qui siamo a Marina di Ravenna, che sono nonni e quindi saranno felicissimi anche loro. Un caldo abbraccio va anche alla nostra Laura Pizzardo e ovviamente alla sua bellissima famiglia, una strapazzata a Samuele che adora la nostra musica romagnola, il figlio ovviamente, e poi salutiamo con tanta simpatia anche Ilaria e la sua bellissima famiglia. E qui siamo in Veneto, rimaniamo sempre in provincia di Rovigo e salutiamo da Polesella Giovanna e Giovanni che ci seguono sempre con tanto affetto e soprattutto tantissima stima. Un caldo abbraccio anche a voi. Rimaniamo in Veneto, andiamo a Lendinara e salutiamo la nostra Angiolina, anche lei sempre con noi. Un caldo abbraccio a tutti i suoi figli, compreso Melissa, che ci segue con tanta simpatia perché anche lei è una grande ballerina, quindi ama la nostra musica. Ma voglio continuare e saluto con tanta simpatia Ubaldo Marcucci, detto Baldino De Maiola, qui siamo a Gubbio, Fernanda e tutta la loro meravigliosa famiglia. E poi salutiamo Oliviero Mennolli e Cittadini Annunziata, ci siamo spostati a Spoleto, ma torniamo a Gubbio per salutare Minelli Giovanna e tutta la sua famiglia. E qui parliamo proprio degli amanti, lo zoccolo duro della fisarmonica, quindi sapete già che parliamo di Dante effetto musica. Poi voglio salutare sempre con tanta simpatia anche Attilio da Brescia, che sta sempre con noi, Umberto Colladonato da Rozzano, e infine un caldo abbraccio va anche a Tiziana e Silvano da Genova. Benissimo, gustiamo la nostra grande fisarmonica Dante effetto musica. We'll be right back.
E dopo la grande fisarmonica di Dante Effetto Musica, direi di passare assolutamente ai grandi fratelli Scacchia. E qui devo salutare un altro elenco di persone, Ugolini Salvatore da Bellaria Igea Marina. E poi salutiamo Nicoli Gabriella da Piangipane, che adora questa musica. Un altro abbraccio va Angelotti Lino da Monterotondo, Roma. E poi salutiamo Iacovacci Aldo da Pontinia, Latina. Fioroni Ermanno Giuseppe, che adora i fratelli Scacchia, qui siamo a Villa Minozzo, Reggio Emilia. Salutiamo Bosi Sandro da Lugo di Ravenna, Cellini Sandro da Sonnino Latina, da Spoleto, Perugia. Un abbraccio grandissimo va a Sandro e un altro Sandro, però Pier Leoni, che ci scrive da Vallefoglia, Pesaro, Urbino. Infine salutiamo Malacarne Giorgio da Bologna, Bove Antonio da Sette Prati, Frosinone, Tarquini Giosuè da Roma. Tutti amanti davvero di questa grande musica che mette tanto allegria. Questi sono i commenti che mi fate in ogni messaggino. Quindi ci gustiamo insieme i nostri Enzo e Nicola Scacchia, questi grandi maestri dell'organetto, vi aspetto subito dopo. Sto sorridendo perché volevo segnalare come nelle scorse puntate agli amici che adesso hanno provato a telefonarmi tramite Facebook. Questo numero di telefono riceve gli SMS e i WhatsApp e può essere utilizzato per telefonare, ma normalmente, come si è sempre fatto dai tempi dei tempi, prima dell'avvento dei social. Se telefonate tramite WhatsApp, sia che sia una chiamata, una videochiamata, sia che telefoniate tramite la pagina Facebook, questo telefono non prende la telefonata. Quindi non provate a telefonare perché tanto non vi risponde nessuno. Messaggini o se no, componete il numero, normalmente telefonate da lì. Allora, io volevo salutare tantissimi altri grandi amici che sono sempre con noi in ogni puntata. Allora, un abbraccio grandissimo a Felice da Vico del Lazio, che dice che siamo grandissimi e gli facciamo tanta compagnia. A Menna Maria Antonietta di Alatri, è contentissima di averci sentito personalmente perché non aveva mai provato a telefonare. Un'altra cosa volevo dire ai nostri amici che sono titubanti e magari timidi e non provano a telefonare anche se avrebbero
tanta voglia di farlo. Non esitate, mandate un messaggino, telefonate. Se posso rispondo subito, se non riesco vi richiamo dopo qualche giorno. I messaggini cerco di rispondere appena posso. Se non vi rispondo nel messaggio, sicuramente vi rispondo tramite puntata, quindi non esitate. E proseguo salutando Carla da Rimini, Pavia Franco da Alatri, Tommaso da Focene, frazione di Fiumicino, Ada Balzani da Bellaria, Rimini, Roberto che non mi dice di dov'è ma è che è felicissimo di questa bellissima trasmissione. E poi vado su WhatsApp, ovviamente mando un abbraccio grandissimo a Loredana di Frosinone, buongiorno anche a te carissima, un caro abbraccio va anche a Rosanna da Cesena e a Bianca da San Mauro Pascoli, senza dimenticare assolutamente da Viggiù i nostri amici Roberto, Villa e Katia. Ed ora vi lascio ad un altro bellissimo videoclip, ma vi aspetto subito dopo perché gli amici sono ancora tantissimi. Grazie per tutto l'affetto che mi dimostrate. Vado avanti con i saluti. Nicola e Gasperina da Campoli Appennino, so che ci siete sempre, che non mancate mai, grazie, è davvero un onore. La nostra Paola da Rimini che ama la musica tantissimo, tanto che la tiene di sottofondo in ogni sua giornata. Anna da Roma, Angelo Ceccarini da Bevagna, grandissimo amico, un caldo abbraccio da Filo di Argenta alla nostra Giuseppina Baldrati, lo so che ci sei sempre, un abbraccio forte 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 anche a Domenica e all'altra figlia. E poi salutiamo Giovanni
Anna da Via Beverara di Bologna, che addirittura non si perde una puntata ed è sempre con noi con tanta gioia e affetto. E poi salutiamo Bruna da Milano, Vera dall'Aquila, non può mancare il nostro caro saluto anche a Marino e Grazia di Cervia. Però devo salutare anche Nazareno Petrini da Spello e Giuseppe Mantella da Anagni. Finisco col salutare con tanta simpatia anche Claudio Menghi e la signora Maria, e qui siamo a Cesenatico. Spero di non aver dimenticato nessuno ed ora ci gustiamo un altro fantastico videoclip. A fra poco. Continuano ad arrivare i vostri bellissimi messaggi, è davvero un piacere, come ho detto già dalle scorse puntate, lo so che voi vorreste essere salutati in puntata prontamente, ma davanti a voi ci sono davvero un elenco infinito di amici che hanno chiamato, scritto prima di voi. Allora, se per caso non vi sentite nominare in puntata, controllate nell'ultimo videoclip della nostra trasmissione. Ho inserito una barra, sono indicati tutti i saluti che sono arrivati. Se poi non vi trovate neanche lì, sarete i primi della prossima puntata, perché siete davvero tanti e vorrei mettervi in un'unica puntata, ma davvero non riesco. Proseguo quindi con la salutare gli amici che ci seguono con tanto affetto: Patrizia Foglietta da Fiumana, Secondo Binucci e Fiorella da Perugia, che dice che regaliamo ottima musica. Poi ci fa tanti saluti anche il nostro Giuseppe da Galeata, ancora un caro saluto a un altro Giuseppe di Firenze che ci segue con tanta simpatia, da Urbisaglia ci saluta Alessandro. E poi volevo salutare, è un messaggio di qualche tempo fa ma mi ha davvero riempito il cuore, Gianfranco e Tonina di Galeata, che reputano la nostra trasmissione molto bella e mi fanno tantissimi complimenti. Vedete, io vi ricordo ogni tanto, vi inserisco nei saluti perché mi fa davvero tanto piacere. E poi proseguo salutando Alessandro, ma non so di dove sei. Quando mi scrivete metteteci almeno la vostra regione, almeno vi identifico all'interno della nostra bellissima Italia. E poi saluto Giorgio da Spoleto, saluto Pino Farinelli da Ravenna, un abbraccio grandissimo, e poi un caldo abbraccio va anche Alberto da Foligno. Saluto
salutiamo Francesco da Pavia. Un caro saluto va anche alla nostra Gabriella da Borgo Montone e al marito Claudio, ovviamente ai relativi genitori, e salutiamo anche la nostra Maria Rita dall'Umbria. Continuano ad arrivare, sono davvero numerosissimi, non riesco davvero ad elencarvi tutti. Siamo giunti al momento del ballo, quindi io mando un abbraccio collettivo a tutto il gruppo di ballo della nostra maestra Cristina Vezzani. Non riesco ad elencarvi tutti oggi perché davvero il tempo è ridotto. Mando un abbraccio a Mirelle Vittorio, ovviamente a Elisa, a Lorenzo, una strapazzata ad Alessandro, un caro saluto anche a Claudio, il nostro prezzemolino. È il momento di ballare un po', facciamolo insieme, divertendoci con la nostra meravigliosa maestra Cristina Vezzani. A fra poco. Dopo aver ballato, è il momento della nostra grande orchestra La Storia di Romagna, che so che vi piace tantissimo. Io vi ricordo, visto che degli amici mi hanno appena telefonato, me li hanno appena richiesti, che trovate i CD dei fratelli Scacchia solo presso la nostra trasmissione, per cui se anche chiamate loro, loro poi vedranno il nostro numero di telefono, per cui per avere a casa vostra questi meravigliosi CD di questa grande musica dei fratelli Scacchia non dovete fare altro che telefonare.
cercare, come telefonare per ricevere gli altri bellissimi CD musicali e non soltanto quelli, le nostre meravigliose collane, i gadget di Hans per portarvi a casa il nostro arcobaleno che vi metta allegria, così che vi arrivi un po' di estate in anticipo. Benissimo, allora adesso salutiamo Ofelio e Carmen, un abbraccio grandissimo anche a Zaira Zanetti di Ancona, a Rubini Luigi di Monterotondo Roma, a tutto il fans club della storia di Romagna, modenese, reggiano e parmense, al fans club Veneto Ferrara che ho conosciuto, quindi elenco di persona: Enzo e Francesca, Carlo e Antonietta, Mauro e Stella, Franco e Donatella, nonché un caro saluto a Federico Bonoli, la mascotte della storia di Romagna, un saluto anche al papà, un saluto va a Claudio Fortunato, alla moglie Carolina, qui siamo a Cremona, ai coniugi Casadei di Ravenna e tutti i grandi amici che mi mandano sempre a salutare, a fare tantissimi complimenti per questa grande orchestra vestita di rosso che mette tantissima allegria con la loro bellissima musica. E anche qui aspetto le vostre telefonate per ricevere a casa vostra i loro CD. Ma non perdiamo altro tempo e gustiamoci insieme questo bellissimo video che so che vi farà ballare. Almeno molti di voi so che si alzeranno in piedi e balleranno magari attorno al tavolo. A fra poco! Seguendo i consigli di voi cari amici che ci seguite con tanto affetto, ho realizzato un nuovo pack che sarà sicuramente graditissimo alle signore e potrebbe essere di spunto ai signori che ci seguono. Un nuovo pack con ben 2 CD a vostra scelta fra le grandi orchestre, i grandi artisti che vedete in ogni puntata, impreziosito da una bellissima collana realizzata a mano dal laboratorio Punto e Fucina, che non può mancare nel vostro guardaroba e sarà sicuramente anche un graditissimo regalo. Il tutto a 36 euro compreso spese di spedizione. Poi un secondo pack, un solo CD di musica e ben 2 preziose collane. Che dire, aspetto le vostre telefonate perché sicuramente questo è un pack davvero prezioso da regalarvi e da regalare a chi più vi sta a cuore. Aspetto le vostre telefonate.
E questa è la nostra meravigliosa orchestra, la Storia di Romagna, che so che vi riempie sempre il cuore. Faccio l'ultima tornata di amici perché siamo davvero in chiusura. Mando un abbraccio a Ilario e alla nonna Peppa, centenaria. È un piacere davvero sapere che la musica fa arrivare a questa età e sicuramente oltre. Siamo tutti con te, ti abbracciamo con tutto il cuore e speriamo che la tua salute si attacchi un po' a tutti noi. Un abbraccio alla vostra bellissima famiglia. Poi salutiamo Luciano da Roma, Valerio da Spoleto, Dino da Terni, Mario, ma non mi dici da dove? E poi salutiamo Giulia e Mary da Colleferro, Giulia da Perugia, Ivan da Priverno. Un caro saluto anche al nonno Alessandro, dal nipote che lo adora, ma non mi dice il nipote che nome ha. Succede sempre così. Cercate di essere magari un po' più precisi con i vostri messaggi. Poi salutiamo Letizia da Ingra. Infine, gli ultimi due, Cinzia da Cassino e Roberto Allegrini, ma non sappiamo da dove, come sempre. L'importante è che siate insieme a noi, che vi divertiate con la nostra grande musica. Che dire, un'altra puntata meravigliosa è già finita. Io aspetto che vi iscriviate al nostro canale YouTube e che ci seguiate attraverso il nostro sito ufficiale. Vi aspetto al prossimo appuntamento, augurandovi una giornata meravigliosa all'insegna della musica e del ballo. Vi abbraccio tutti. Ciao! Mano, mano, dammi la tua mano. No, che non possiamo, ma è solo un caso strano. Vedrai che finirà questa brutta avventura e torneremo presto ad abbracciarci ancora. Mano, mano, ora più di prima. Guardami negli occhi, vedo il tuo sorriso sotto questa maschera chic e colorata che non può fermare la nostra risata.